Ci sono due percorsi, uno blu e uno giallo, si mettesse a fuoco. Uno è europeo e l'altro è tropicale. Ecco qua le due indicazioni. Sono all'oasi di Sant'Alessio, appena fuori Pavia, diciamo, per semplificare. Questo posto è immerso nella natura con tutti gli animali e flora e fauna di diversi posti. È tutto molto naturale, appunto. Ad esempio, ci sono le tartarughe, barbagianni, piante. Sentite, alle 3:30 c'è il volo dei rapaci, la dimostrazione, diciamo, solo che purtroppo devo andare a prendere il treno, quindi quello lì lo perderò. Niente, prima facciamo quello europeo, perché quello tropicale non riusciamo a entrare da una porta. Sono lì appollaiati. Lucio e Storione, che dovrebbero essere qui. Come vedete è tutto in penombra e c'è scritto che è in penombra apposta per confondersi nella natura prima di tutto, ma anche per vedere bene dentro le teche, diciamo, no? Dentro le vasche, più che teche, perché non sono teche, sono proprio vasche. E c'è scritto che è tutto fatto in modo più naturale possibile. Quello dovrebbe essere un fenicottero, un airone cinerino e questi dei cigni. Ci sta guardando malissimo proprio. Qui il capriolo, ma mi sa che non c'è. La chiesa quando ci sono le comunioni. C'è un cervo o un capriolo, non so. Si è avvicinato anche un cavallo nel frattempo e si stanno annusando. È qui dietro il cervo o... Oh, ma... E te da dove arrivi? Comunque c'è anche un gruppo Facebook e una pagina Instagram se siete interessati. Ecco qua il cervo che sta lottando contro dei rami. Saranno un maschio e una femmina perché hanno il manto diverso e c'ha il pistolino che esce. Ma non ce l'ha anche l'altro il No, pistolino. la femmina non ha le corna. Sono due maschi perché hanno entrambi il pistolo fuori. Stanno lottando. Io punto su quello più chiaro. Vai, Billy. C'è anche questa specie di casetta palafitta da cui si può vedere tutto. Questo invece dovrebbe essere un pellicano. Prima ha aperto tutta la bocca tipo Nemo. Si è tuffato nell'acqua lì. E ha preso un pesce da mangiare. Ah, si è mangiato il pesce. È un Davanti mordente. a noi. Ho visto ora che c'è anche una specie di serpente lì. Che ora è fermo, ma in realtà sta muovendo la testa. Qui dovrebbe esserci la lontra, ma non la troviamo. Eccola dov'è. È questa qua. Non si vede perché c'è appunto il riflesso così, ma. Eccola lì che si muove. Si è svegliata. Olè, una grattatina e pronta a iniziare la giornata. Vabbè, praticamente si sta lavando. Ciao. Che sbadiglio. Morto. Sembra il mio cane, la Mu. In questa zona invece c'è il ginepro. Via, 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 toglimelo, toglimelo, toglimelo. Che schifo. Ti fanno schifo? Sì, avevo questo qua addosso. Dicevo, c'è il ginepro e l'avvoltoio degli agnelli. Questo qua è il ginepro.
dovrebbe essere appunto quest'albero. L'avvoltoio invece è questa macchiolina qua bianca che non si vede, si vede poco dal video. Ci sono i procioni che stanno mangiando. Dammene un po', va. Mmm, che buono. E quello lì? Quello lì invece mangia. Gli va a rubare il cibo. Gli va a rubare il cibo davvero. Cosa sta mangiando? Carne tipo. Tunnel subacqueo? Ma figo. Questo è il tunnel subacqueo. Una papera. Si è spaventata. La lontra. Sto cercando di uscire. Ciao. Comunque tutta l'acqua torbida ora perché ha smosso tutto il fondale. Quindi vedete, è lì che ravana, ma... Qua è molto buio, si vede abbastanza poco. Ecco qua l'allocco degli Urali. È praticamente il gufo degli Urali. Sai che è una pecorella, una capretta, qualcosa. Invece là ci sono 1, 2, 3, 4 cavalli, se non sbaglio. 3 cavalli. Pranzo sempre col solito pane, con salsa burger, Philadelphia alle erbe e crudo. Dei tramezzini al volo così. Sì, questa è la paletta del caffè che ho usato per spalmare la Philadelphia. Prendere quel pane a Gardaland è stata la svolta. Dopo aver mangiato, che avete visto questo pranzo un po' così al volo, foresta pluviale amazzonica. Vediamo se stavolta riusciamo a entrare. Perché l'altro percorso, quello blu, l'abbiamo finito. Adesso ci manca questo. Questi qua sono tutti i bozzoli delle farfalle, cioè dei bruchi. C'è scritto che se tocchi una farfalla, perde l'impermeabilità nelle ali e muore. Quindi per questo non vanno toccate. In questa stanza c'è il bucero dalle guance d'argento, che dovrebbe essere di là forse. Eccolo lì il caimano. Anche il piranha lì sotto. Invece qua c'è l'uccello. Comunque questo è appunto tutto l'habitat tropicale. In effetti c'è molta umidità. Con la mascherina poi. Anaconda gialla che ha tutta questa teca enorme. Eccola lassù. Questo è il pitone verde che è qui dentro questa teca. E meno male che è dentro la teca. Pitone reale che è là nella sua stanzina, diciamo. E si vede, eccolo là. 16 maggio 2021. Non so che animale sia. Là c'è un uccellino che vola. E questo qua è l'animale della stanza, della teca in cui siamo. Quella lì è l'aquila reale. Gatto dopo l'elefante, non manca più nessuno. È enorme. Sono due, dovrebbero essere due maschi. L'altra invece è qua su. Qui dovrebbero esserci i bradipi, ma c'è di nuovo l'uccello di prima che ci volava addosso. Il bradipo io non lo vedo. Ecco, infatti qua c'è la foto, però non troviamo. Quello lì invece è il tucano, peccato per la canna di bambù lì davanti. Eccolo, bravo, si è girato per farsi vedere. È fighissimo il fatto che qui c'è tutta la sua zona svago, diciamo, e poi qui, collegato qui dentro, c'è la sua casa. Questo non so se è un gatto selvatico che fa parte del parco o no. È un po' inquietante il fatto che tanti uccelli siano così liberi,
e tipo alcuni hanno anche becchi grossi, cose varie. Ovviamente se sono liberi vuol dire che non fanno male, cioè non è che ti attaccano, però fa comunque abbastanza ansia vederli così. Niente, questo video è finito, stiamo uscendo dall'oasi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi è piaciuto, se ci vorreste venire, qualsiasi cosa. Lasciate mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!